Sono Ben Whittaker, ho un appuntamento con Miss Austin. Credevo vedessi il nuovo stagista. Sono io. Quanti anni hai? 70. Immaginate di essere capi d'azienda stressatissimi e in piena difficoltà quando all'improvviso arriva in aiuto uno stagista settantenne, pronto a tutto pur di rendersi utile. Saresti disposti a prenderlo sul serio? Forse sì, se l'anziano in questione avesse il volto di Robert De Niro. Ti abituerai a me. Non vedo l'ora. Vedovo e pensionato, Benjamin Whittaker passa il tempo tra funerali, yoga e stratagemmi per ingannare la solitudine, finché, grazie ad un'iniziativa a favore della terza età, diventa stagista senior di Julie Austin, Annie Hathaway, la giovane amministratrice delegata di una ditta di moda. Donna in carriera, satura di stress e troppo lontana dalla famiglia, Julie, grazie agli infallibili consigli di Ben, riuscirà a risolvere i problemi sul lavoro e nella vita, rendendo la presenza dell'anziano stagista utile se non indispensabile per l'azienda. La verità è che qualcosa in te mi fa sentire più calma, più centrata, ecco. Ironico, sempre pronto a mettersi in gioco, Robert De Niro dimostra ormai da tempo di conoscere lui per primo una nuova giovinezza. Dismessi gli abiti del gangster, del mafioso, del poliziotto, entrato nell'età dell'oro, ha avuto una vera e propria svolta professionale come attore comico. Irresistibile boss in crisi depressiva accanto allo psicologo Billy Crystal in terapia e pallottole. Sì, sono esaurito. Suocero sadico e paranoico alle prese con un genero sprovveduto come Ben Stiller nella fortunata serie Ti presento i miei. Abbiamo questo appuntamento fin dall'inizio, Greg. Se vuole ballare, nonnetto, balliamo. Si direbbe che per molti divi di Hollywood l'età della pensione stenti ad arrivare. Prendiamo il caso della pluripremiata Meryl Streep, una carriera costellata di successi di ruoli impegnativi spesso drammatici. Qualche anno fa, giunta alla soglia dei 60, la diva americana ha conquistato pubblico e critica come protagonista del musical Mamma Mia. Una voce da fare invidia alle migliori pop star, poi balli, salti e persino tuffi a bomba nel mare turchino che bagna la Grecia. E a casa nostra un nome per tutti, Nonno Libero. È la dimostrazione esatta che degli anziani non si può proprio fare a meno. Che qua una parola è troppa! E due sono poche! Abituata alla compagnia delle dive più sexy della commedia all'italiana, Lino Banfi ha conosciuto una nuova giovinezza, è proprio il caso di dirlo, nei panni del più amato nonno d'Italia, il capostipite della famiglia Martini. Saggio, spiritoso, sempre pronto a venire in aiuto ai suoi scapestratissimi figli e nipoti, Nonno Libero nel tempo ha saputo conquistare la simpatia e l'affetto di grandi e piccini. Sono Fiona, massaggiatrice aziendale. Meno male che c'è ancora qualcuno della vecchia guardia. Già, perché degli anziani c'è sempre bisogno, nonni o stagisti. Chi non desidera trovarsi un angelo custode con i capelli bianchi pronto a mettere a disposizione degli altri la propria esperienza e allo stesso tempo disponibile a mettersi in gioco in ogni situazione? Non sei vecchio come pensavamo tutti.